Ermal Meta è stato ospite a Verissimo, e durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, si è lasciato andare ad un racconto personale sulla sua infanzia. Ermal Meta è un cantante molto amato dai fan. I suoi brani sono diventati negli anni colonne sonore dei momenti più belli di tantissimi ascoltatori. Una carriera ricca di grandi traguardi e momenti indimenticabili. Ermal si è sempre mostrato al pubblico come una persona dolce e molto genuina. Un percorso professionale carico di molte esperienze importanti. Dalla vittoria al Festival di Sanremo alle esibizioni sui palchi più importanti di sempre. Questo è un momento felicissimo della sua vita. Il cantante ha annunciato sui social che molto presto diventerà papà. Ermal Meta parla degli attacchi di panico sul palco. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, Ermal ha ripercorso tutta la sua crescita personale e professionale, raccontando anche dei momenti più belli vissuti con la sua nonna. Attualmente il cantante è innamoratissimo della compagna Chiara Sturdà e insieme molto presto diventeranno genitori. L'annuncio è stato fatto sui social. Un video della prima ecografia pubblicato dal cantante ha emozionato tutti. La piccola si chiamerà Fortuna ed in occasione del suo arrivo, Ermal ha anche preso ispirazione per il nome del suo ultimo progetto dal titolo Buona Fortuna. L'intervista è proseguita con una dichiarazione molto intensa fatta dal cantante a Silvia: "Ho sofferto di attacchi di panico. Parole molto importanti hanno attenzionato lo studio ed il pubblico a casa". Meta ha rivelato di aver sofferto per un periodo il palco e di non aver vissuto al meglio le esibizioni preparate per mesi. Gli attacchi di panico avevano preso il sopravvento sulla sua vita, oggi fortunatamente le cose vanno molto meglio. Proprio in merito a questo argomento, Ermal, guardando fisso nella telecamera, ha mandato un messaggio ai giovani: "Se state male, non esitate nel chiedere aiuto". Un momento molto importante su un argomento delicato e sempre più comune tra i ragazzi. Ad ogni modo, la sua esperienza è l'esempio lampante di quanto, se affrontata al meglio, una problematica può risolversi nel migliore dei modi. Oggi la vita del cantante è ricca di momenti felici e spensierati, sia da un punto di vista professionale che personale. La piccolina arriverà molto presto a sconvolgere la sua vita e quella della compagna e nello stesso tempo, Ermal dovrà immergersi nei vari tour estivi. Tra una pausa e l'altra il cantante ha già detto che tornerà sempre a casa da Fortuna. I primi mesi di vita sono i più importanti e nonostante gli impegni lavorativi, è fondamentale non perdersi nemmeno un momento. I fan ad ogni modo non vedono l'ora di conoscere la nuova arrivata in casa Meta.